Grande fratello VIP, pronostici televoto 27.03, verso la finale, Tavasso insegue. Oggi, lunedì 27 marzo, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello VIP, nel corso della diretta. Infatti, saranno scelti tutti i finalisti della settima edizione. Secondo i sondaggi, Nikita sarebbe favorita su Tavassi nel televoto che proclamerà il concorrente che raggiungerà Oriana. Nicola Gele nel cast dell'ultima puntata, il meno apprezzato dal pubblico, invece, abbandonerà definitivamente la casa e dirà addio al sogno di partecipare all'appuntamento conclusivo del 3 aprile. Il 4 gradi finalista del Grande Fratello VIP sarà proclamato durante la diretta del 27 marzo, ad una settimana esatta dalla fine della settima edizione del reality show. Il pubblico sta per scegliere il cast che lunedì prossimo si contenderà la vittoria. I sondaggi che sono stati indetti online negli ultimi giorni, sostengono che a conquistare il pass per l'ultima puntata dovrebbe essere Nikita, la vippona. Infatti, è in testa a tutte le votazioni e ha anche un bel vantaggio sul secondo classificato. L'unico che sembra poter ostacolare la corsa dell'influencer verso la finalissima è Tavassi, il romano può contare su un fandom numeroso e fedele, lo stesso che ha permesso a Nicole di avere la certezza di partecipare all'appuntamento del 3 aprile. Se Nikita e Tavassi si contendono il posto da quarto finalista, gli altri concorrenti che sono al televoto rischiano di uscire, in settimana. Infatti, i fan del Grande Fratello VIP hanno votato per promuovere un vippone all'ultima puntata ma anche per eliminarne un altro direttamente. L'inquilino che avrà ricevuto meno preferenze alla chiusura delle votazioni, dunque, dovrà abbandonare la casa e rinunciare al sogno di partecipare alla finalissima di lunedì 3 aprile. I sondaggi sostengono che dovrebbe essere uno tra Milena e Andrea a lasciare il gioco nel corso della puntata del 27 marzo, l'attrice e il modello. Infatti, sono agli ultimi posti di tutte le classifiche sulle preferenze del pubblico. Non è da escludere, inoltre, che durante la serata vengano aperti nuovi televoti per chiedere alla gente di eleggere altri finalisti oppure eliminare qualcuno dalla gara. L'eliminazione di Antonella dal Grande Fratello VIP, ha spianato la strada dei suoi antagonisti in finale, Oriana. Nicola e Gaele sanno già che lunedì 3 aprile si giocheranno la vittoria, anche se ancora non conoscono i nomi di tutti i vipponi con i quali dovranno sfidarsi. Gli addetti ai lavori, infatti, non hanno svelato il numero di concorrenti che accederanno all'ultima puntata, prima dell'inizio della semifinale. Si sa che saranno almeno 4 i finalisti ma durante la serata se ne dovrebbero aggiungere almeno altri 2. A contendersi un posto nel cast della finalissima, sono rimasti, Nikita, Tavassi, Luca, Alberto, Nicole e Andrea. I 6 inquilini della casa più spiata d'Italia. Dunque, nelle prossime ore scopriranno il loro destino, qualcuno sarà eliminato in modo definitivo. Altri gioiranno nell'apprendere che concluderanno il percorso cominciato 6 mesi fa. A partire da domani, martedì 28 marzo, gli spettatori potranno fare previsioni e pronostici su chi vincerà la settima edizione del reality show di Canale 5. Visto l'elevato numero di fan che hanno, ribattezzati sui social Oriele, Incurvassi e Nikiters, potrebbero giocarsi il primo posto Oriana, Nicola e Nikita, ma non si possono escludere eventuali colpi di scena con il trionfo di un vippone poco quotato come Andrea o Alberto.